L'ultima cosa, sento silenziosi e affranti dalla fatica, ma tutte queste cose sono cose che voi dovete in qualche modo anche aver già conosciuto. Cosa c'entra la statistica con la probabilità? La statistica ha a che fare con l'analisi dei dati. Quindi è qualcosa di empirico. La probabilità è una teoria matematica. E in particolare la probabilità si fonda su alcuni assiomi. Questo è un tentativo maldestro, però esatto, usato da metà del mondo, compresi coloro che si occupano di questi problemi, di definire la probabilità. Noi abbiamo un insieme n grande di accadimenti e un insieme di casi favorevoli che chiamo n di a. Il rapporto tra casi favorevoli e casi totali mi rappresenta la probabilità di a. Questa non è una definizione di tipo frequentista della probabilità, non è molto solida dal punto di vista matematico, perché devo specificare che gli eventi che io vado a misurare, visto che sto descrivendo un'azione, devono avere la stessa probabilità. E allora cado in una contraddizione, cioè devo definire la probabilità attraverso degli eventi che però per rendere più preciso dovrei dire che hanno la stessa probabilità, quindi non è una definizione che va bene. Diamo invece una definizione formale di probabilità e questa si dà attraverso alcuni assiomi. Allora, definisco in maniera formale lo spazio degli eventi che chiamo omega grande. Spazio degli eventi è tutto quello che può accadere. E dal nostro punto di vista lo spazio degli eventi che cos'è? È l'insieme di tutti i sottoinsiemi di R, lo spazio dei numeri reali, anche se poi potremmo limitarci probabilmente per la maggior parte delle misure all'insieme dei numeri razionali. Omega piccolo è un singolo evento e A, un sottoinsieme di omega, è un evento, è un insieme di eventi. Richiediamo che omega sia una sigma algebra. Questo è un termine un po' oscuro per dire che operazioni di unione e di intersezione anche infinite di tutti i sottoinsiemi possibili che possiamo immaginare di A terminano sempre con un elemento che è contenuto in omega. Cioè, io faccio operazioni sui sottoinsiemi, ma le operazioni che io faccio nei sottoinsiemi non mi portano mai fuori da questo elemento. Si chiama sigma algebra, spaventa un po', ma potrebbe essere, se l'avessimo chiamata Pippo Baudo, sarebbe stata meno impattante dal punto di vista psicologico, ma non è niente di particolarmente complicato. Allora, definisco allora una certa applicazione, una certa quantità che chiamo probabilità e la definisco dove? Sui sottoinsiemi di omega dello spazio degli eventi. La probabilità di A è un numero che è maggiore o uguale a 0 per ogni A che appartiene ad omega. La probabilità di omega è uguale ad 1, cioè la probabilità di tutto l'insieme è uguale ad 1. Se ho due elementi AI e AJ, cioè due sottoinsiemi la cui intersezione è nulla, disgiunti, la probabilità di A unito alla probabilità di J è uguale alla probabilità di A più la probabilità di AJ. La probabilità dell'insieme vuoto è 0.
Questi sono i quattro assiomi della probabilità. E questo fonda in maniera esatta, corretta la probabilità. Non c'è bisogno di nessuna ipotesi frequentista. Chi fa le ipotesi di tipo frequentista, tipo di prima, casomai sono gli statistici, che non sono dei probabilisti, è gente che analizza i dati. Sono persone molto sofisticate, ma dal punto di vista della matematica a volte sono un po' rozzi. Non provo, adesso qui vi faccio un po' di enunciati sulla probabilità, che non provo, ma mi ricordo. Per esempio, se A più A complementare più AC è uguale ad omega, cioè AC è complementare di omega in A, allora la probabilità di A è uguale a 1 meno la probabilità di A con C. È una probabilità, che una cosa che noi useremo in seguito. Tutte queste cose, e non è un caso, si possono visualizzare molto bene se noi pensiamo ai nostri insiemi come da un sottoinsieme del piano. Per esempio, noi abbiamo un elemento che è omega, che è tutto il quadrato giallo, tutto il non quadrato, rettangolo giallo. A è l'elemento marrone e A con C è l'elemento che rimane. Allora, se l'area del rettangolo grande è 1, l'area di A è uguale ad 1 meno l'area di A con C. Estremamente semplice. Non è un caso che la probabilità si possa interpretare con la misura di area, perché la probabilità non è altro che un elemento in teoria della misura. Se A è un sottoinsieme di B, la probabilità di A è minore o uguale alla probabilità di B. Stesso concetto, l'area di... se A è un sottoinsieme di B, vuol dire che A è tutto contenuto in B e le probabilità, le aree sono inferiori. Sempre più difficile, la probabilità di due insiemi A unito a B, la probabilità di A unito a B, che cosa è uguale? È uguale alla probabilità di A più la probabilità di B meno la probabilità di A intersecato B. Allora, questo è A, questo è B, e capiamo perché vale questa regola. Se noi contiamo l'area di A e l'area di B separatamente, l'intersezione tra i due elementi la conteremo due volte. Quindi dobbiamo considerare l'area di A più l'area di B meno una volta l'area dell'intersezione. Qui ho fatto, in realtà, una volta che si hanno le probabilità proprio sulla base degli assiomi, è estremamente facile fare dei calcoli di probabilità, perché per esempio ho qui un insieme di 7 elementi di cui definisco la probabilità dei primi 5 che vedete uguale ad 1/5, la probabilità degli altri 2 è uguale a 1/20, la probabilità di S è uguale a 1/10. Allora, per qua dico, ho un insieme A che è 1, 2, 3, 5 e 6, qual è la probabilità di A? E ho un insieme di B che è 2, 7 e 3 e 4 e 7, qual è la probabilità di B? Dalle definizioni che ho dato di probabilità sopra, segue con un calcolo algebrico semplicissimo qual è la probabilità di A e B. Posso fare la probabilità dell'intersezione di A e B e la probabilità dell'unione di A e B e così via. Il problema centrale però della probabilità, soprattutto dal punto di vista dello statistico e dal nostro punto di vista, non è come si fa il calcolo delle probabilità, che quello è automatico, può sembrare complicato qualche volta, ma quello lo fanno le macchine, è assegnare le probabilità. Tutto il segreto, dove io mi sono fatto Dio, è stato qua, dove io ho assegnato le probabilità, perché ho detto che i singoli elementi hanno quella probabilità lì, e quindi ho detto, ah,
In realtà quello che io voglio conoscere quando mi occupo di queste cose sarà come è fatta quella probabilità e esattamente come assegno quelle probabilità, perché una volta che le ho assegnate tutto il resto del calcolo è straightforward, direbbero gli americani, ne consegue. Quindi in realtà la statistica ha proprio a che fare con come si assegna la probabilità e il fatto che dalle distribuzioni empiriche che vi ho mostrato prima poi si possono associare delle probabilità che sono ben definite come in questo caso. Un elemento che risulterà importante per noi sono le probabilità condizionali. Le probabilità condizionali dicono: ah, se io so che un certo insieme di eventi è già avvenuto, questo ha a che fare con la definizione delle probabilità? Cioè altera la mia conoscenza delle probabilità in futuro? E si scrive con questa barretta verticale, probabilità condizionata. Qualcuno afferma, in particolare tutti quelli che si occupano di statistica bayesiana, che tutte le probabilità sono in realtà condizionali e noi le assegniamo. In questo momento sto mescolando la teoria matematica della probabilità con la statistica. Noi le assegniamo sulla base di conoscenze a priori che abbiamo del fenomeno, che possono essere e sono arbitrarie qualche volta. Si dice che l'evento X è condizionato da Y. Il fatto che il rapporto possiamo parlare anche di probabilità congiunte. Probabilità congiunte le abbiamo già in realtà messe in atto quando abbiamo considerato la probabilità di verificarsi di A e di contemporanei. In particolare in questo caso sarebbe P di A intersecato B, cioè la probabilità descritta dell'intersezione. Qualche volta si scrive in quel modo lì. Ho cancellato la parola contemporaneità perché la probabilità non ha niente a che fare con l'evoluzione temporale dei fenomeni. Ho due fenomeni che possono essere uno precedere l'altro e l'altro, uno A può precedere B o B può precedere A. E io però ne calcolo la probabilità congiunta dopo che entrambi si sono verificati. Non è necessario, è chiaro che anch'io nella descrizione di queste cose incendo nello spiegare i fenomeni nel tempo, però non è necessariamente così. E questo va in qualche spesso tenuto in conto. Abbiamo probabilità composte. E le probabilità composte le potete pensare come la misura in particolare di A intersecato le probabilità composte e le probabilità condizionali si spiegano, se voi le considerate, sempre in funzione delle aree che andate a misurare. In particolare in questo caso la misura di A intersecato B diviso la misura di omega complessivo è la misura dell'evento dei due eventi che si è un numero inferiore ad 1 questa. Però quando io vado a fare A condizionato a B vado a calcolare una cosa diversa che è la misura di A intersecato B diviso la misura di B. E quindi se applico questa regola vedete che la probabilità condizionale di A è comunque sempre una cosa che varia fra 0 e 1 e sarà è una quantità, la probabilità di A condizionato a B è sempre una probabilità, è un numero che varia tra 0 e 1. Però quello che è importante considerare è che in qualche modo normalizzata sulla misura di B, cioè il fatto che B sia uguale ad 1. Quindi la probabilità di A e B in contemporanea è la misura di A intersecato B diviso la misura di omega, e questa si può scrivere come la misura di A intersecato B
diviso la misura di vino, so che siamo agli scorsi di ormai e li abbiamo anche superati. Per la misura di B diviso la misura di omega. Questo si scrive così e questo è conosciuto come teorema di Bayes. E direi che posso anche fermarmi qui.